Ci sono insalate di carciofi e insalate di carciofi. Questa è insalata di carciofi un po' diversa, particolare, più gustosa, più insalatona quella buona. Allora, carciofi romaneschi, cipolla fresca di Tropea, pane, peperoncino, aglio, limone, le alici, quindi da insalata Licius, quelle lunghe 9 centimetri, roba buona, roba grossa. Poi, e olive d'Aggiasche denocciolate conservate sott'olio, aceto e olio extravergine oliva. Che ci vuole? Niente. Iniziamo subito che cosa? Con i cipollotti e con questa musica meravigliosa. Allora, tolgo la parte delle radici, ok? Tolgo la prima camicia, diciamo, eccola qua. Che voglio fare? La cipolla effettivamente piace a tutti, quello che non piace è che si ripropone, quindi la dobbiamo alleggerire. In che modo? Adesso vi faccio vedere io. Allora, la tagliamo così in diagonale, così, non troppo sottile. Così, guardate che bello sto cipollotto. Ok, così. Anche il verde, perfetto. Poi, qui, aceto di vino bianco, acqua in piena ebollizione. Metto qui, la scottiamo per renderla più digeribile con acqua e aceto di vino bianco. Procediamo. Un'altra cosa, avete 3 fette di pane raffermo? Quelle brutte brutte che stanno lì ferme nella vostra credenza? Guardate che duro, è proprio pane tosto questo, eh? Allora, che faccio? Dei piccoli dadini, che saranno i miei crostini. Così, guardate la grandezza. Dopo un minuto, prendiamo, raccogliamo tutta quanta la cipolla e la metto qui, in acqua e ghiaccio. Così fermiamo anche il colore e non la facciamo cuocere ulteriormente, perché deve rimanere leggermente croccante. Passiamo ad un'altra cosa. Allora, metto dell'olio extravergine oliva perché dobbiamo fare i nostri crostini. Sempre buono l'olio, mi raccomando. Poi, spicchio d'aglio, peperoncino, così si aromatizza, si profuma sto olio, la roba buona dobbiamo fare. Poi, mandiamo al massimo e aspettiamo che l'olio diventi caldo per poter friggere i nostri crostini. Ecco qua, vai. Allora, si sente l'aroma del peperoncino e dell'aglio, è fantastico, profumatissimo, buono, buono da morire. Devono diventare belli, croccanti, saporiti, gustosi. Metto già un po' di sale. Ci siamo? Pronti? Tiriamo fuori, metto qui sulla carta assorbente. Mi conservo anche il peperoncino e l'aglio perché fanno decorazione. E adesso passiamo ai carciofi. Alla pulizia dei carciofi, che è una cosa importante. Romanesco. Questo è uno spettacolo. Ma sarà fresco? Va. Sentiamo. Bello fresco, bello scrocchiarello. Senti un po'. Allora, li sfoglio. Allora, questi sono eccezionali. Insieme ai carciofi sardi o ai toscani da mangiare, o quelli d'Albenga da mangiare crudi. Vado, taglio il gambo così. Ve lo faccio rivedere come si pulisce il carciofo. A Roma si dice come si cava il carciofo. Vado così. Poi taglio la parte superiore, questa qui. Taglio a metà. Così. Barbetta zero. Sottili, 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 sottili. Mi raccomando, togliete le foglie per bene. Deve essere un'insalata. Se devi mangiare, rimane croccante. Ma le foglie devono essere mangiabili. Sentite musichetta e adesso a tempo di musica andiamo a premere un po' di limone, così. E vado qua, così non si annerisco. Poco poco, così. Sale subito. Olio abbondante. Mescoliamo, così. Allora, adesso passiamo alle acciughe. Comodissime, le tiro fuori così, eccole qua, guardate che sono belle lunghe, stupende, conservano l'olio extravergine oliva, guardate che sono belle. Adesso inizio, sentiamo un po' questo carciofo se è buono. Due olivette, buone, peperoncino, che scrocchiarello sto carciofo. Vado. Giro con le mie manine adorabili, vado.
così, cerco di mettere un po' al centro, due olivette, qui, 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 poi pane, yeah. Mamma mia che bontà ragazzi, questo è proprio buono sto piatto, vai. Ci metto come decorazione il peperoncino quello lì fritto, l'aglio qua, guardate che bello, così, e adesso le nostre alici da insalata, della Delicious, eccole qua, uno, due, e adesso ragazzi può accadere qualsiasi cosa, perché dopo questo bel piatto possiamo fare qualsiasi cosa. Adesso tocca a me assaggiare, vai, vai con Diana Ross, vai con Diana Ross, alicetta, il problema è che dopo sta bontà non ti ferma più nessuno, perché ti viene una fame da paura. Quindi mi raccomando, semplice, economica e stagionale. Un abbraccio forte da Max Mariola, da casa Max Mariola. Che bontà, buonissimo, buonissimo.